Alle spalle. Inculo ai lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina. Cercati un lavoro, stronzo! Inculo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti. Puzzano di curry da tutti i pori. Mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando di fare una di quelle operazioni per allungare il pene. Inculo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi, allora, e te lo sbattono in faccia sul Grey Channel. Inculo ai bottegai coreani con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica. Sono qui da 10 anni e non sanno ancora mettere due parole insieme. Inculo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti. Inculo agli ebrei ortodossi, che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid. Sua moglie se lo merita, coraggio. Inculo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko, e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita! E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere! In culo alla Tico, alla Inclom, alla Delphia, alla Worldcom! In culo ai portoricani, 20 in una macchina, e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. A loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni. In culo agli italiani di Bensonhurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi sperando in un'audizione per i Soprano. In culo alle signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di Balducci da $50 con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane. Taxi! In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. No, la schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora! In culo ai poliziotti corrotti che impalano i poveri cristi e li crivellano con 41 proiettili nascosti dietro il loro muro di omertà. Avete tradito la nostra fiducia. In culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville. In culo a Osama Bin Laden, a Al-Qaeda e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi! Ho notato quante di quelle che un tempo ritenevo prove della repressione. In culo a Jacob Elinsky. Sessuale o di altro tipo? Lamentoso e scontento. In culo a Francis Slaughtery, il mio migliore amico, che mi giudica con gli occhi incollati sulle chiappe della mia ragazza. In culo a Naturel Riviera. Le ho dato la mia fiducia e mi ha pugnalato alla schiena. Mi ha venduto alla polizia, maledetta puttana. In culo a mio padre, con il suo insanabile dolore, che beve acqua minerale dietro il banco del suo bar, vendendo whisky ai pompieri e inneggiando ai Bronx Bombers. Forza Yankee! In culo a questa città e a chi ci abita, dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue, dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho, dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a 2 piani di Staten Island, che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.
Ciao Michele, ciao a tutti. Ci risiamo, ancora una volta troviamo nelle notizie della radio, dei media, mentre ci tengo a dirlo, a Roma il traffico invece quello prosegue regolarmente, una notizia che al solito unisce sicurezza nazionale o internazionale e il diritto alla nostra privacy. È notizia appunto di queste ore che il numero 2 di Facebook, responsabile dell'area del Sud America, sia stato incarcerato in quanto la società non ha collaborato con le autorità contro, o meglio per fermare, alcuni narcotrafficanti. Ecco, sono sempre più numerose le notizie in questo periodo che, come ricordavamo nel caso delle intercettazioni telefoniche di Berlusconi, ripeto, sono sempre di più le notizie riguardanti appunto questo fenomeno, e cioè quello della necessità di reperire informazioni su molte organizzazioni, molte di tipo malavitoso, come in questo caso, e dall'altra parte il concetto di privacy. Ancora interessante il fatto che sia chiamato in causa Facebook. Ecco, vale la pena ricordare che quando Zuckerberg, questo brillante, in un certo senso ragazzo statunitense, costruì quello che sarebbe diventato poi il social che conosciamo, credo, un po' tutti, ebbene costruì quel piccolo programmino nel quale in realtà inserì tutte le ragazze del college, e questo per fare in modo che, ad esempio, se un ragazzo avesse voluto conoscere appunto qualche ragazza, avrebbe potuto consultare questo sorta di catalogo e ovviamente provare, come giusto che sia, quando si è giovani è giusto che sia così, provare a conoscere qualcuno di proprio gradimento. Ecco, quel piccolo programmino diventò poi negli anni il social che conosciamo, per cui milioni di persone hanno utilizzano questo sistema, che nel frattempo anche si è evoluto ovviamente, e mette a disposizione dei propri utenti delle vere e proprie chat, quindi un sistema di messaggistica in tempo reale. Ecco, a questo tipo di informazioni volevano accedere le autorità per capire come e dove poter fermare i narcotrafficanti. E qui si riapre nuovamente il dibattito fra sicurezza nazionale e internazionale e privacy. Certo, fa sorridere il fatto che un ex catalogo di studentesse, immaginiamo tutte carine, possa oggi essere diventato lo strumento senza il quale le forze di polizia e anche di tipo internazionale, uno strumento indispensabile a questo punto anche per la giustizia. Quello che è sicuro è che le normative nazionali, a questo punto anche internazionali, siano indietro evidentemente rispetto all'evoluzione e anche alla capacità di diffusione delle nuove tecnologie. E allora quello che viene in mente è che evidentemente Facebook piace gli strumenti delle polizie internazionali, no. Ma si intende, sono soltanto pensieri da strada. Ciao Michele, ciao a tutti. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Song for the broken hearted. A silent prayer for 55.
ground.